Ciao Internet, la seconda e ultima parte della conferenza sui megatrends. Via! E non accedono al credito, non vogliono accedere al credito. Hanno già il debito della tuition negli Stati Uniti. Se andiamo a vedere, questo è un altro bell'articolo di Forbes, lo spaccato a seconda di diversi redditi, troviamo che affittano cose o case, pagano i debiti e spendono in entertainment and food. Cosa molto diversa. Cosa manca qui? Beh, mancano i savings. Ma i millennials sono la generazione, subito dopo la silent generation, 71 e più anni, silent sulla rete, che investono di meno. Ma non solo. Divisi per fasce d'età, 18-25 e 26-35, più sono giovani, meno investono in assoluto. Investono o accantonano. Per quello ci sono delle... Poi ve ne parla Benedetta di cosa fanno loro per la gamification dell'investimento. Però, ancora una volta, non investono. Ma perché? Perché non cercano un futuro, non costruiscono un futuro, cercano emozioni. E sfortunatamente cercano emozioni immediate. C'è un bel video sui millennials di Simon Sinek. Simon Sinek è un autore abbastanza famoso, TED, author, ha scritto un paio di libri, uno molto bello, si chiama Leaders Eat Last, i leader mangiano per ultimi, che vi racconta il processo per cui il millennial vuole una gratificazione istantanea. È la generazione del selfie aspettando i like, è la generazione del post aspettando i commenti. Nascono all'interno di una realtà che è effimera, ma perché l'abbiamo creata così come tale, e si trovano all'interno, sono perfettamente ambientati all'interno dell'ecosistema di una new economy che abbiamo generato. Ed è da capire, perché sono parte attive del processo, ma sono anche persone che subiscono il progetto, cercano emozioni, bisogna emozionarli. Bisogna dargli un qualcosa che non si aspettano, l'unexpected, per mantenere anche solo l'attenzione. Nietzsche diceva, ho una passione per Nietzsche nel caso non ve ne siate accorti, che l'ascetismo rende la necessità virtù. Non hanno soldi per acquistare un'auto, ma vivono in un mondo in cui possono affittare un'auto spettacolare per pochi centesimi a chilometro. Vivono in un mondo in cui non potranno permettersi la casa che vogliono, ma lavorano in maniera nomadica e usano i loro risparmi o la parte di budget del mese che è dedicata all'affitto per cambiare posto in cui lavorare. Non possono permettersi grandissimi oggetti, ricambiano questa cosa in grandi emozioni, in viaggi, in esperienze. Vivono di esperienze. E devo dire la verità, non sono sicuro che la mia generazione sia molto migliore di questa nel godersi la vita, a dire la verità. Su che assi si muovono? Personalizzazione e individualizzazione. Io sono diverso dagli altri, l'offerta che fai a me è diversa da quella degli altri, quello che tu fai con me deve essere diverso dagli altri. Connesso 24 ore su 24, le notifiche mi arrivano immediatamente, la gratificazione mi arriva istantaneamente, ogni cosa che io faccio ha una risposta immediata. Tutta la parte di eco-friendly. Perché? Forse per contrarietà rispetto alla generazione precedente. Però è vero, il fatto di avere meno soldi fa in modo di spenderli meglio. Spenderli meglio significa dalle cose stupide, i sacchetti riutilizzati, stupido ma importante, al trasporto ecologico, giro in bicicletta come status symbol, anche perché non mi posso permettere un veicolo di un certo tipo, ma non importa perché lo status symbol è cambiato e il fighetto hipster gira con la fixed gear, con la bicicletta a ruota fissa, non gira in Porsche, quindi status symbol modificati, e tutta la parte di fast and furious, subito, adesso, immediatamente. Mi arrabbio col customer care per 30 secondi di risposta, mi aspetto la risposta via chat, non la lettera di reclamo o la PEC per mandare i documenti in cui in 24 ore qualcuno mi risponderà. In 24 ore ho finito le divinità da insultare mettendo insieme il vostro nome, ok?
devo inventare nuove divinità per potervi bestemmiare in modo efficace. Come approcciare il nuovo consumatore? Tanti modi, ma due direttive principali. Uno, carpirne l'attenzione. In un mondo vasto, l'esperienza che io vado... Mi è caduto un orecchio, eccoci. No, nel senso, il microfono da un orecchio, le orecchie le ho tutte e due al suo posto. Grazie per essere stati preoccupati. L'attenzione, devo carpire la sua attenzione. Facendo che cosa? Beh, coinvolgendolo nei processi. Che siano bancari l'arrivo dello stipendio, che siano obiettivi raggiunti, il fatto di aver speso meno del mese precedente in cavolate o aver speso più del mese precedente in cibi sani. Il fatto di dare feedback immediato, il fatto che il pagamento che ho dato è stato già recuperato dall'altro, il fatto di dare dei ringraziamenti, il fatto di essere presente e fare in modo che l'attenzione che divaga, in un mondo iperconnesso l'attenzione divaga quella di tutti, abbiamo addirittura una sindrome da deficienza di attenzione che non esisteva fino a qualche anno fa, in un mondo di questo tipo devo coinvolgere la sua attenzione, quindi devo stargli dietro. Non significa spammarlo o rompergli i maroni, perché è anche tech savvy, cioè una persona che sa come bloccare e togliere le notifiche perché mi sta dando fastidio. Significa essere proattivi e darmi un servizio. E la personalizzazione. Ogni persona è diversa dall'altra. Dobbiamo personalizzare per fare in modo di essere vicini a quella persona che lui si sente, diverso da tutti gli altri. È come parlare a un eterno, se volete vederla così, adolescente, che si deve sentire diverso. E prima di dire adolescente come termine dispregiativo, ricordiamoci che ciascuno di noi gradirebbe essere sempre diverso e avere sempre attenzioni, non solo in quell'età che è legata all'adolescenza. Ma in realtà, se volete andare su più profondità, lui è Kotler, il signore qui è Kotler, è giusto un attimo, forse il padre del marketing moderno, che dice che esiste un marketing 1.0, marketing di prodotto. Il consumatore vive solo ed esclusivamente all'interno di una ricerca di Forrester. Da lì non si muove, non lo ascolto, non mi interessa. Ho delle mie ricerche, lì c'è il consumatore, faccio cose che mi ci si avvicina. E si passa a quella che voi sapete tutti, il mondo 2.0, il web 2.0, customer centric, ascolto il mio cliente, genero proposte. Ma Kotler sono anni ormai che parla di una cosa diversa. Parla di un marketing valoriale, ne abbiamo parlato prima. In un mondo dove l'offerta è in sovrabbondanza, in cui non esiste un prodotto o un servizio dove non ci siano almeno 30 persone che mi danno la stessa cosa, cambia il valore, cambia perché io faccio una scelta piuttosto che un'altra. Cambia il brand a cui io mi affido, perché il fatto di mettere una marca o un'altra è uno statement. E non è lo statement che siamo stati abituati a vedere adesso, non è la Polo di Ralph Lauren, non è la Kelly al braccio, è proprio il fatto di dimostrare che io sono vicino o non vicino a certi tipi di sensibilità. E ci sono dei brand che l'hanno capito tanti anni fa. E vi chiudo con, siccome sono stato un po' gloomy, un po' terrificante, vi chiudo con un filmato importante, perché è l'unico messaggio promozionale vero in tutto il mondo che fa una piccola azienda americana, si chiama Google, e non parla di prodotto o di servizio, e non parla di miglioramenti rispetto al competitor, e non parla di una differenziazione di servizio. Per raccontare come la gente cerca e perché la gente deve cercare, vi parla solo un unico linguaggio, lo stesso che avete visto prima, è quello delle emozioni. For the people out there wondering what this is all about. Whether it's about courage or controversy, well, I'll tell you what it's all about. It's about what happens from here. Thank you and good night. Live, fight like hell. It's not just about one person. It's about thousands of people. It's about all of us.
accepting one another. This morning, the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality. We're all different. That's not a bad thing. That's a good thing. And while it may not be easy to get past the things you don't always understand, it is absolutely possible if we only do it together. In realtà, in una realtà che non hanno ancora scritto, in un mondo che non ha ancora delle best practice, l'unica cosa che potete fare è una frase che uso spessissimo alla fine di ogni video che faccio ogni giorno, che è questa: e state parati, siate pronti al cambiamento, ma siete anche pronti a mettere un po' in discussione quello che pensate essere per adesso il modo con cui avete sempre lavorato e che fino a qualche anno fa pensavate che sarebbe stato il modo con cui avreste sempre lavorato. Tutto qui. E con questo è tutto, spero vi sia piaciuto. Mi lasciate i vostri commenti qui sotto, sono curioso di sapere cosa ne pensate. E come sempre, se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Sono Matteo Flora e vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana parlandovi di come la rete ci cambia. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parati.